Double, buongiorno a tutti ragazzi, il metaverso continua, ma di questa cosa avevo già parlato settimane fa, scusate se la voce, insomma, sono influenzato, per cui non vi arrabbiate troppo se sono mezzo tappatino, ma soprattutto con la voce rauca e brutta. Allora, Brick Life, anzitutto piccolo aggiornamento su Fortnite, l'altro Lego, che adesso si chiamerà Odyssey proprio per differenziare le varie esperienze, no? Visto che sta raggiungendo Fortnite una nuova modalità, non potevano entrambe continuare a chiamarsi Lego Fortnite, quindi la vecchia si chiamerà Odyssey e questa Life, Brick Life. Allora, che cosa posso dire? Nel senso che ho tanti dubbi e altre certezze. Allora, forse la certezza è che mi piacerà di più e potrei già paragonarvelo, se avete mai giocato Roblox, a qualcosa tipo Brookhaven. Non credo tanto profondo quanto The Sims, ma forse vuole arrivare a quel livello lì. Comunque ora vediamo il trailer e poi lo commentiamo. 3, 2, 1, ecco qui, già dalla città si capisce. È terribile la musica. Vedete, è un po' City Life. Infatti Brick Life. Palestra, rapine, qualcosa di simile, beh sì, eh. Quindi anche vita da criminali con gli smartphone, mamma mia. Ecco, l'housing finalmente arriva. Se tutti noi nel nostro cuore riflettiamo che non fanno più gli eventi finali di Fortnite, per questo un pochino ci muore dentro il cuore. Adesso però cerchiamo di analizzare bene. Allora, che ci aspettavamo se non... Io in realtà avrei gradito, vi dico la verità, forse anche per la concezione che ho di Lego, che ovviamente è molto varia, avrei gradito questa come prima modalità che era mai uscita. Cioè, non sto dicendo che diventerà ovviamente una cosa che gioco tutti i giorni, però non lo so, mi va più in linea con quello che ho sempre pensato della Lego, no? Quindi la ricostruzione delle città, ma l'housing soprattutto, che potrebbe essere interessante. C'è da capire se quelli che noi abbiamo visto intorno, che agivano come NPC, siano possibilmente dei giocatori veri e propri, quindi una sorta di party royale, ma finalmente fatta come dovrebbe essere. Si fa strano perché l'abbiamo sempre aspettato su Fortnite, arriva in formato Lego, è un po' una tristezza. E soprattutto che valore avranno i set, che io non vi consiglio mai di shoppare, però magari li avete shoppati, avranno un valore qui, si potranno utilizzare? Spero di sì, ora lo scopriremo. Sicuramente anche il prossimo pass Lego avrà qualche legame con questo nuovo tipo di funzioni, ma ora lo scopriamo, perché alla fine addobbare la propria base, quanto è differente rispetto ad addobbare la propria casa? Semplicemente lo trovo più uniforme al concetto di Lego questo, che non copiamo Minecraft e Dark e vediamo quello che succede. Allora, vedete, anzitutto, vabbè, veicoli, quindi c'è Bananita che impenna con la moto e sembrano esserci varie strutture in questa città che non è del tutto modificabile, cioè sarà una sorta di piazza con strutture fisse, potremmo dire, salvo forse il palazzo dove tu e tutti gli altri player potete fare la vostra casetta appartamento, immagino. Ovviamente anche i SUV, come vedete, quindi ci sono le attività in spiaggia. Mi fa troppo ridere che Giulia è una delle protagoniste di sto trailer, con, vedete, quindi tutte le attività possibili in spiaggia, dalla doccia a questi che giocano. Le azioni sembrano molto varie, poi cosa si potrà fare davvero e quante sono animazioni invece scriptate dagli NPC? Non lo sappiamo. Dopodiché qui si vede questi che si preparano a fare i gradassi nella città, è una cosa, bah, penso, bella. Cioè, qui il paragone con Roblox è totale, anche questa piazza che sembra la piazza del municipio, no? Per capirsi. Se avete giocato Brookhaven, ripeto, state proprio a casa, già avete capito in che situazione siamo. Ma avevo notato una cosa particolare che ora vi voglio far vedere. Ecco, vedete, le chat funzionano solo con le emoji. Non è che Fortnite, per non far spaventare i bambini, ha deciso che praticamente le uniche interazioni che potete avere sono solo con le emoji, perché vedete c'è una sorta di chat qui in alto a sinistra, ma non si può parlare a Cristiano, si può parlare solo tramite emoji, e in questo caso sono tre emoji ripetute, quindi neanche diversificate. Dai nomi sembrerebbero essere utenti veri, no? Perché non corrispondono alla skin, tipo
knits sweater, che è questo qua. Quindi credo che vogliano emulare o comunque farti credere che questi siano giocatori reali, per cui avremo delle lobby da 40-60 player, immagino, con queste possibilità di interazione. È un po' una tristezza se effettivamente ci sono solo le emoji, cioè va bene se uno ha il controllo parentale, per carità, però come facciamo a trovare la fidanzata poi all'interno di Fortnite se qui la chat non ce la sbloccano, che alla fine è quello per cui siamo qua, no? Voglio dire, per cui cerchiamo di capire. E allora, aspettate che mi interessava, ecco, c'era una prospettiva, non abbiamo grandi HUD per capire, cioè non abbiamo tipo, non lo so, una conta dei soldi o vari HUD esplicativi. Qui le emoji sono variate e sì, sicuramente sono dei giocatori, Silver Swords ad esempio, però non è possibile comunicare veramente con le emoji, speriamo che sia solo una possibilità. Carrettino dei taco, lì c'è una roba con le monete, qua probabilmente dei palazzi, alcuni saranno visitabili, altri no, e alcuni saranno anche abitabili, mi viene da pensare. Più interessante questo negozio qui, che era la banca, che a quanto pare si può anche rapinare, dopodiché bisogna vedere se c'è un sistema di reputazione cittadino eccetera, cioè quanto è custom per i player, perché Brookhaven è praticamente basato sul ruolare, potremmo dire, non è che hai dei veri sistemi, è tutto fatto dai player che si improvvisano in una mansione. Mentre invece qua bisogna vedere cosa succede. Sicuramente, ripeto raga, mi piace più questo di Lego che quello che hanno fatto l'anno scorso. Sicuramente lo proverò. Non so quando esce, non l'hanno specificato. Moto, veicoli, questo vabbè, tutto ok. C'è la palestra, quindi immagino poter fare attività. Ma che pro, a cosa serve? E questa è la banca, vedete, con i dollaroni e il Wrappler. Insomma, delle robe tecnicamente di valore. Con Giulia che ha fatto un furto. Cosa ti succede alla reputazione se fai un furto? Hai rubato, quindi ora sei un criminale cittadino. Che cosa succede se rubi al caveau della banca? Non lo sappiamo. Potrebbe essere tutta scena, tutto ruolo, potrebbe avere effettivamente un funzionamento. La parte più interessante, secondo me, vabbè, a parte il telefono che trovo orribondo, ma effettivamente la generazione alpha slash beta ha bisogno di riconoscere i suoi iPad kids all'interno di Fortnite. Ecco, vedete, questo è molto bello perché è come se ci fosse una sorta di quartiere, quindi non è solo gli appartamenti, è anche la struttura esterna della casa. Se una persona giocando a Lego riconoscesse magari determinati ambienti, saprebbe anche dirmi tipo, guarda Lele, questa tipo si può già shoppare, la puoi fare così. È come sempre un po' il limite di Lego, cioè è bello, ma poi se mi devo comprare la roba, la creatività viene limitata dal fatto che ho bisogno di determinati preset eccetera che devo acquistare. Quindi è sempre un po' quel paradosso del sei libero di creare, ma non sei veramente libero di creare, come su Minecraft, dove hai quei blocchi, dopodiché scatena la fantasia e divertiti. È sempre un po' complicato da gestire. Sicuramente mi piace che gli interni sono arredabili. Io credo che sarà tutto riutilizzabile, quello che avete già preso in Fortnite Lego, se lo avete comprato o se avete livellato i pass dedicati. Altrimenti non mi spiego determinati funzionamenti, ma sicuramente qualcuno con più occhio di voi ha già notato determinate strutture che saranno disponibili anche qua. Sicuramente è una cosa carina, utilità pratica credo fondamentalmente nessuna, però finalmente si può avere la propria casetta su Fortnite. Mi sarebbe piaciuto nella versione normale, cioè del gioco, con la grafica Lego un po' mescende, però oh, va bene, nel senso, se questo è il massimo che si poteva fare. Vedete, questo ti fa anche un pochino immaginare che Giulia abbia organizzato, forse dopo che ha fatto un furto, una festa sull'attico della casa, quindi decora la tua casa come vuoi, invita gli amici. No, per carità, qualche idea carina anche, no? Tipo fare casa di BG, cioè non voglio dire che non ci siano le cose carine, però quanto mi costa farlo? Non lo so, io penso che siate contenti di questa modalità, pure io vi dico la verità, di sicuro Opal non entra a casa mia, io la caccio, perché questa è casa di Giulia. E vedete, quindi qua posso immaginare che qualcuno ha fatto tipo tutta la casa tematizzata di Halloween, o ci stanno spoilerando che ci saranno determinati eventi. È difficile, cioè non capisco quanto è, ripeto, lo dirò per l'ultima volta, sostanza di gameplay o puro roleplay, cioè quello che ci stanno facendo vedere è semplicemente gente che immagina e ricrea quelle situazioni con la fantasia, cioè giocando e fingendo di fare il ladro, e quanto effettivamente puoi rubare da una meccanica di gioco, per dire. Credo più la prima, però lo staremo a vedere.
Vedete qui quindi grandi ambienti frequentati, mi immagino lobby da 60 persone. Qui ha posizionato la banana e ha fatto scivolare il tipo. Carini ovviamente gli overboard e tutti i sistemi di locomozione. Mi interessa? Sì, la verità ragazzi è che mi interessa perché lo preferisco sicuramente a quella survival sciatta che hanno fatto da un anno a sta parte. Quanto sarà profonda? Quanto ci giocheremo? Quanto verrà supportata? Perché ora, cioè pensate il discorso, una volta dovevano supportare Fortnite, Lego, Odyssey. Adesso devono supportare entrambi. Cosa faranno? Carino che gli acquisti Lego siano multifunzionali, o almeno lo do per scontato, per cui compro un set qua, ce l'ho in entrambi, però attenzione. Fatemi sapere voi che ne pensate, sicuramente ci giocheremo. Non è segnata la data d'uscita, io spero che esca domani con l'aggiornamento, però lo scopriremo. E vabbè, soprattutto se avete già giocato a Brookhaven, per chi è vecchissimo come me, ma dovete essere super anziani abbo, di sicuro avrete qualche vibe di quel tipo. Infatti una prova ce la faccio. Speriamo che non sia proprio il nulla cosmico a livello di profondità, speriamo. Grazie mille, fatemi sapere che ne pensate e a domani con la patch. Ciao a tutti.